Ogni giorno 89 donne in Italia subiscono una qualche forma di violenza. Un'iniziativa della polizia per sensibilizzare su questa tragedia e per invitare a denunciare. L'ultima, Juana Cecilia, 34 anni, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato in un parco pubblico a Reggio Emilia. Bisogna andare indietro solo di qualche giorno per trovare altre vittime, altre atrocità. Elisa Mulas è stata uccisa con la madre e due figli di 2 e 5 anni da Nabil Dahiri, l'ex compagna a Sassuolo. Lei lo aveva lasciato da poco e lui si è vendicato con una strage. È lungo l'elenco delle donne uccise da mariti, da compagni che non si rassegnano alla fine del rapporto. Secondo l'ultimo report della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ogni giorno 89 donne subiscono minacce, aggressioni e molte, troppe, vengono uccise. Nel 2021 sono state ammazzate 103 donne, l'anno prima un centinaio. In vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si moltiplicano le iniziative. A Catania la polizia oggi ha presentato la campagna di prevenzione dal titolo Questo non è amore, con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. La Sicilia scelta non a caso perché quest'anno sono state le donne siciliane a prendere più coraggio delle altre con 172 denunce ogni 100.000 abitanti, seguite dalle 152 della Campania. E nell'occasione è stato diffuso un video in cui le più alte cariche della polizia esortano le donne a parlare, a non restare in silenzio. Noi siamo qui per te, noi siamo qui con te, non metterti in un angolo, parlane, noi ti ascolteremo. Perché il silenzio aiuta la donna, mai la vittima. Il presidente del Consiglio Draghi ha ribadito che la tutela delle donne è una priorità assoluta per il governo che intende affrontare l'odioso problema della violenza di genere in tutti i suoi aspetti.